Cappellacci di zucca alla matriciana. I cappellacci di zucca alla matriciana sono un primo piatto saporito e gustoso, perfetto per una cena in famiglia durante il mese di gennaio. I cappellacci sono delle mezzelune di sfoglia ripiene di zucca e condite con un sugo alla matriciana ricco e saporito. Per prepararli bisogna iniziare preparando la sfoglia per i cappellacci seguendo la ricetta della pasta all'uovo. Dopo aver preparato la sfoglia, preparare anche il ripieno di zucca. Per il condimento invece, preparare un sugo alla matriciana con cipolla, guanciale, pomodoro e pecorino. Per preparare i cappellacci di zucca alla matriciana, occorrono 1 kg di zucca, 500 g di farina, 3 uova, 100 g di guanciale, 1 cipolla, 500 g di pomodori, 100 g di pecorino, sale, pepe. Per preparare i cappellacci di zucca alla matriciana, iniziare preparando la sfoglia. Fare una fontana con la farina, aggiungere le uova al centro, un pizzico di sale e mescolare. Amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio, poi avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigo per almeno mezz'ora. Nel frattempo, occuparsi del ripieno. Sbucciare la zucca, tagliarla a pezzetti e lessarla in acqua salata. Una volta cotta, strizzarla e schiacciarla con una forchetta. Aggiungere un pizzico di sale, una macinata di pepe e mescolare. Tirare la sfoglia con il mattarello e ricavarne dei cerchi con una tazza o un coppapasta. Mettere al centro di ogni cerchio un cucchiaio di ripieno e chiudere ogni mezzaluna con le dita per formare i cappellacci. Per preparare il sugo, tritare finemente la cipolla e soffriggerla in una padella con il guanciale tagliato a pezzetti.